Salve ragazzi, benvenuti ancora su Pieno di Luzio. Oggi, come tanti youtubers sono già sperimentati e reclutati in questo mondo di aprire i nuovi prodotti del nostro mercato, anch'io oggi ho comprato il mio nuovo iPhone, naturalmente dalla Apple, e sono qui con voi ad aprire la scatola che mi hanno appena spedito dell'iPhone, come ben vedete in questo momento. Quindi sono qui a mostrarvi cosa troveremo dentro. E come vedete anche voi in questo momento abbiamo il mitico iPhone naturalmente con la presa, il cavetto per il computer e le cuffiette per ascoltarvi la musica, la radio o anche le telefonate logicamente, con il suo tagliandino e il manuale delle istruzioni. E quindi la scatola la troviamo poi vuota. Per accenderlo insieme a voi, naturalmente vediamo se funziona il prodotto. Non ci ha fregato l'iPhone, ovviamente ce l'ha dato buono. Vediamo se anche il touchscreen è funzionante, per non reclamare. Sembra un attimino che fa un po' di titubanza, ma forse anche la mia ansia emotiva ecco, si è appeso. Quindi vedremo le famosine finestrelle, troveremo i giochetti, naturalmente. Vediamo un attimino i divertimenti che ci offre. Sky Buddy, Ismail, ok. Smile, Games, facciamo Games, FaceTime, è un problema, FaceTime, ok, e bisogna andare indietro perché non c'è la SIM, quindi queste funzioni non ce le dà, quindi ritorniamo da capo e andiamo naturalmente sulla fotocamera da 8 megapixel, come ben vedete logicamente si mostra molto molto professionale. La visualizzazione di ciò che vi mostra, logicamente, un po' scuretto, ma sai, non è che adesso non la facciamo. E quindi quant'altro? Vediamo che c'è la sveglia, la multimedia, vediamo anche le foto che ci propone. Non abbiamo caricato nessuna foto perché l'abbiamo appena comprato, logicamente. La musica, vediamo un po' sulla musica, è vuota perché normalmente è nuovo. Ci si può ascoltare, ma già mi ascolto da solo. E quindi niente, poi andiamo sulla famosa, non lo so, insomma, adesso ragazzi non vi vedo in linea, normalmente adesso andremo a vedere, è molto sensibile come avete ben visto, mi dice che ha delle, ok, allora andiamo a vedere se la radio funziona. Quindi anche il volume è ok, molto funzionante. Sì, una buona ricezione logicamente. Però mi sto accorgendo un attimino che forse per farla funzionare meglio hanno messo questa. Ma questo è un iPhone eccezionale, direi. Non se ne trova tanti nudo. E c'è scritto anche che hanno messo questa famosa antenna perché qua c'è scritto Sect of the Sina in the world e non c'è lo stemmino della Apple. Vabbè, però la radio ci fa compagnia, ragazzi. Salve telespettatori, benvenuti su Opinione di Luzio. Un attimino titubanza, la radio non si spegne più. È un problema questo. Io volevo essere un attimino più preciso in questa presentazione del prodotto, ma un attimino è un'epoca, adesso è il cinese, glielo dico, che qui la radio non si spegne più. Cancella, riporta via, basta, mi è stufato, indietro. No, anche se indietro l'immagine è sempre radio, è rimasta in tilt la radio. Vabbè. I cinesi dovranno perfezionare un attimino. Cancella e la radio niente, non se ne va via più. Procedura guidata e calibrazione del touchscreen. Adesso qui un attimino mi dà anche. Non l'ho comprata, ragazzi! Che sta radio mi sta anche. Ma che è, oh? Adesso è Radio Maria. Mamma mia, oh. Questo è collegato col Vaticano cinese. Non si spegne più, ragazzi. È un problema qua. Mi sa che devo staccare la batteria. Devo staccare la batteria, non funziona più.
È un problema, guarda. Ciao ragazzi, benvenuti all'aspettatore. Non ci fate caso, mi ci vuole un'altra mezz'ora, dopo voi dite che sono lungo, come al solito. Benvenuti sul Pino di Luzio.